Ecco, il senso di questa proposta di legge è molto chiaro. Una scuola inclusiva, una scuola dove non ci sia più la separazione netta e perversa tra insegnanti curricolari normali, cosiddetti, e insegnanti di sostegno dedicati a chi ha una specialità, una disabilità. Ecco, questa non è una scuola inclusiva. La scuola inclusiva è quella che mescola le competenze, mescola gli alunni e le alunne, e con la cattedra che si chiamava mista, ora chiamiamo inclusiva, le competenze si mescolano, il curricolare fa il sostegno fa il curricolare, si è abilitato, per cui abbiamo proprio questo intreccio di competenze per una scuola più inclusiva per tutti e per tutte. Gli alunni interagiscono e lavorano insieme con professionalità che sanno rispondere ai loro bisogni formativi, garantendo quindi quello che la norma prevede, cioè il successo formativo.